Lo so. Hai tutte le ragioni per avercela con me, ma non è stata mia l'idea di organizzare un picnic a tre. E mi rendo conto che la cosa è abbastanza inusuale e che dovevate esserci solo voi due. Te la sei scopata, cazzo! Sì, è vero, ma... Lo sai da quanto tempo mi piace il tutto il resto? Tecnicamente è stata lei a scoparmi. Io ero troppo... Non l'ho fatto con cognizione di causa. Cognizione di causa? Ma vaffanculo! Ma credi che ne vada fiero? Ora mi sta attaccato tutto il giorno come una sanguisuga. Non ho più tempo per pensare, per scrivere, niente! Amico, se vuoi fartela, io voglio che tu te la faccia. Levamela dai piedi e vivete felici e contenti. Davvero? Sulla mia vita. Sii aggressivo e sarà tua. E ora andiamo. Ma poi come va col tuo famoso romanzo? Beh, in verità non l'ho ancora iniziato. Devo trovare l'incipit perfetto, sai com'è. È una storia seria, importante. Me lo sento. E deve nascere tutto da qui. Ma di che cosa parla? Non me l'hai ancora detto. Di un ragazzo che eredita una barca. E lui si trasferisce poi su questa barca e si guadagna da vivere raccogliendo antichi tesori dai fondali marini. E in questa atmosfera marittima inizia a riconsiderare il rapporto con il padre, le proprie priorità, tutto quanto. E incontrerà una ragazza? Ci deve essere una storia d'amore. Beh, non saprei per la storia d'amore. Tu che ne dici, Elia? Te lo giuro, non ho mai visto niente di più spaventoso in vita mia. Non esiste film horror al mondo che sia peggio. Ma dai. Kennedy arriva su quest'enorme decappottabile. La folla ai lati che lo saluta e l'assassino dalla finestra di un palazzo spara. Bang, bang, bang! Il suo cervello gli si sparpaglia sul bagagliaio. E la moglie è lì, scioccata, e sai che cosa ha fatto? Ha preso i pezzetti di cervello e ha fatto come per rimetterglieli a posto. Esatto! Glieli stava rimettendo dentro al cranio. Come se nulla fosse successo. Che schifo, è disgustoso. Senti come mi batte il cuore. Vaffanculo! Fanculo! Stronzo! Sii aggressivo e sarà tua. Stronzo! E come faccio se tu sei troppo preso dai tuoi racconti di merda e dai tuoi romanzi del cazzo? Vaffanculo! Alla fine non è neanche colpa tua. Tu sei solo quello che parla per movimentare le cose. Dovrei parlare anch'io, cazzo! Darmi una svegliata, parlare, dire cose intelligenti! Ci sono anch'io! Sì, ora torno là, sparo qualche aneddoto e mi metto in pari. Ma sì, che ci vuole? Meno male che Elia non ci ha visti. Già, ma dove pensi che sia andato? Che diavolo ne so, a pisciare. Ma non dovrebbe essere già qui? E se fosse caduto da un dirupo? Dovremmo andare a cercarlo. E se fosse arrivato qui 5 minuti fa, cosa pensi sarebbe successo? Con tutto quello che prova per te. Ehi, anch'io sono sua amica e ci tengo lui molto più di te. Per quello che dico che dovremmo andarlo a cercare. Ok, sei preoccupata, andiamo a cercarlo. Però non sappiamo da che parte sia andato, quindi tu andrai da quella parte, mentre io andrò da quest'altra, ok? Ok. Stupida troia.
Un anno! La conosco da un anno! Ogni giorno a parlarle, a risolvere i suoi stupidi problemi! Il suo amico frocio del cazzo sono diventato! E adesso non aspetta neanche più che non ci sia per farsi qualsiasi altra persona davanti ai miei occhi! Stronza! Puttana schifosa! Puttana schifosa! Puttana schifosa! Elia! Sei qua? Quell'altro stavate... Elia, vi ha visto? No, no. E tu come lo sai? Non c'è tempo. Stanno arrivando. Chi? Chi sta arrivando? Ricorda, Elia è tuo amico. L'amicizia è la chiave di tutto. Non capisco. Quella ragazza lavora per loro. Loro stanno venendo a prenderti. Devi essere rapido e fare come ti dico. Mi sono preoccupata per te, eri sparito da così tanto tempo. Sono dovuta venire a cercarti. Beh, grazie.
Perché ho troppe cose da dirti, sta cambiando tutto, ho bisogno dei tuoi consigli. Che? Io Leonardo, lo so, ne abbiamo già parlato, ma credo che anche lui inizi a sentirsi coinvolto. Credo che sia pronto per una relazione stabile. E non è solo intelligente e creativo, è anche sensibile, ha bisogno di uno come me al suo fianco. Ma che cazzo dici? Lui se ne frega di te. Per lui tu sei soltanto una delle tante galline che gli tengono compagnia da ubriaco. Non è vero. Io ti amavo. Io in tutto questo tempo ti ho sempre amata, ma tu non mi hai mai guardato neanche di striscio. Perché siamo amici. Fanculo l'amicizia! Fanculo lui e fanculo te che non hai un grammo di cervello là dentro. Sei solo una... Che ci fai qua? Ehi, amico, devi ascoltarmi, siamo in pericolo! Ah, che cosa vuoi fare? Vantarti con me di lei? No, no, mi dispiace, è stato un errore, non sapevo che fosse una di loro. Loro? Sì, loro! Non c'è tempo per spiegare, devi seguirmi! Ma che cazzo? Non capisci, è per via del romanzo! Loro sanno che sto scrivendo un romanzo, ma non sono ancora riusciti a metterci le mani sopra perché non l'ho ancora iniziato. Che diavolo! E quindi mi hanno messo addosso quella stronza per controllarmi, spiare le mie mosse e sapere quando attaccare. Vogliono portarmi via il mio libro da qui, ma non glielo permetterò. Ma non ha senso. Ehi, dove stai andando? Ehi, Leonardo, ti vuoi fermare? Ma dove cavolo stai andando? Dai, fermati, ascolta. Ehi. Ti vuoi fermare e pensare a quello che stai dicendo? È una cosa più grande di noi! Va al di là del mio talento! Non si tratta di te o di me! Riguarda il futuro di tutti! Vogliono usarci! Ma noi glielo impediremo! Erano mesi che sapevo di essere seguito, spiato! Ma di che cosa stai parlando? Forse per quello che non ho scritto neanche una parola! E mi sono... procurato questa. Che cazzo fai? Non ti preoccupare. Noi siamo amici e andrà tutto bene. Devi solo farti un po' di forza. Insieme ce la faremo. Non riusciranno ad avere il mio romanzo se non potranno avere me. Ti voglio bene, amico. Voglio andare a casa. Siete due sfigati colossali. Non mi vedrete mai più. (Susurra)